Agrimont, edizione 2017. Andiamo a vedere gli espositori presenti. Io è da 40 anni che vengo a esporre in queste zone, ormai conosco la zona, a suo tempo darà i suoi frutti. Noi esponiamo in particolare modo, la macchina più importante è lo spandiletame per vigneti, per concimare direttamente al piede, lateralmente al piede delle viti. Quest'anno compie 54 anni il mio brevetto dello spandiletame rotativo a scarico anteriore. Posso dire che anche in questa zona, specialmente che ci sono molti vigneti, le mie macchine sono conosciute quasi in tutte le aziende agricole. Non solo, ma anche le macchine forestali, rimorchi forestali a trazione con gru per caricare legname nei boschi. Anche qui compie 40 anni di attività. Sono stato uno dei primi a esporre un po' a tutte le fiere in Italia e anche all'estero, e a tuttora le due attività, sia la Termac come macchine forestali, sia la Fratelli Annovi di Annovi Marino, che sono io, per i spandiletame, primeggiano un po' non solo in campo nazionale, ma un po' in tutto il mondo. Abbiamo un bel flusso di gente che venga a visitare anche il nostro stand, molto bello, in collaborazione con la ditta di giardinaggio qua della Vivai Gardenia di Belluno. E il vostro stand cosa espone? Appunto, Vivai La Gardenia hanno creato un giardino e noi abbiamo inserito i nostri manufatti, i nostri vasi, le nostre fontane come decorazione di un giardino. Non solo trattori, non solo macchine di esposizione, ma... Ma Perfect è praticamente una calzatura innovativa che sta prendendo mercato, tant'è che abbiamo il privilegio di avergli fatto le scarpe a Emirates. Emirates è praticamente la Abu Dhabi, la squadra di Carlo Saronni. Saremo presenti al Giro d'Italia. In più praticamente abbiamo la prima scarpa ecocompatibile in Italia fatta col manicotto di pompieri e pneumatici delle moto, perché stiamo facendo con Giorgio Pirolo la scarpa per Andrea Fontana, colui che guiderà la macchina elettrica, che avrà il debutto il 19 aprile a Monte Carlo. E la nostra voglia di emergere lo stiamo constatando a Resana, che abbiamo un piccolo negozio che è aperto solo il pomeriggio, che sta avendo un grande successo. Quando siamo a Longarone abbiamo la nostra clientela che ci viene a trovare, per cui siamo molto contenti di questi grandi risultati, che in 3 mesi abbiamo aperto il mercato svedese, abbiamo aperto il mercato di Abu Dhabi e abbiamo anche un contatto in Florida, per cui penso che oggi come oggi, in un momento di crisi e di recessione, se la voglia di emergere c'è, la capabilità soprattutto di dedizione al lavoro e voglia di fare, il Made in Italy è sempre il Made in Italy, soprattutto direi neanche il Made in Italy, ma direi anche il Made in Veneto, che è ancora migliore, perché vuol dire essere veramente tenaci per emergere in questo commercio così fraudolento. Esponiamo qua il primo anno che veniamo in questa fiera, e abbiamo portato il formaggio Monte Veronese e formaggi di capra. Che cosa si aspetta dalla fiera? Ma attualmente tantissimi clienti, diciamo, ma attualmente è una vetrina come una rampa di lancio dove poter portare i nostri prodotti e farli vedere al pubblico. I nostri prodotti sono prodotti naturalmente d'alta montagna, arriviamo dalla Maiga sul Monte Baldo.
abbiamo dalle ricotte affumicate alle caciotte stagionate e dai taleggini, sempre di capra. E quella medaglia là? Quella è una campana meritata sul Monte Baldo, alla festa di San Michele in Prada, la capra più bella del Monte Baldo.